Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Svuota la spesa, Esselunga e piccolo piccolo tuo dì. Questa spesa è una spesa che è stata fatta per una cena che avrò stasera. Oggi è sabato 12, sì, 12 ottobre, e quindi ho una cena con delle persone e quindi la spesa è incentrata su questo. Poi ci sono delle cosine che ho preso che magari mi serviranno questi giorni. Iniziamo, vi faccio vedere che cosa ho comprato, così vi dico anche il menù magari di stasera. Ok, eccoci, queste sono le mie tre borse, il bambolotto è stato infilato dentro. E questa è la scioperina del tuo dì. Inizio da quella del tuo dì, che appunto sono veramente due cosine. Iniziamo. Ok, ho preso, vabbè, tovaglioli, questi qua, di carta, ed è 100% carta riciclata, tra l'altro, al tuo dì. Costavano veramente anche poco, perché mi sembra tipo 80 centesimi, e sono dei tovaglioli bianchi. Comunque io andrò a mettere i tovaglioli di carta anche per scelta. Sarebbe una cena non formale, nel senso chissà che cosa, però non è, diciamo, fra amici, ma e quindi però essendo a base di pesce, mettere il tovagliolo di stoffa secondo me col pesce non è il massimo, ecco, perché a parte che poi ciao, lo buttate via, ma poi appunto ne serviranno diversi, no? Perché appunto sarà anche da pulire il pesce. Allora, poi ho preso, sempre per questa cena di stasera, ho preso il polpo, questo qua, al tuo dì, già pulito, perché mia sorella l'ha già provato, mi ha detto che si trova benissimo, rimane bello tenero, e in questo caso è già tagliato, essendo che sono anche un po' in ritardo, ho deciso di prenderlo anch'io, e in teoria dovrebbe anche essere realistica la quantità. Ora, sono vaschette da 300 grammi, io ne ho prese due, perché comunque preferisco che sia un pochino più abbondante, al massimo io me lo mangio anche il giorno dopo. E questo sarà l'antipasto, quindi polpo con le patate. Ok, poi ho preso, vabbè, quello non c'entra niente con la cena, ma ho preso lo speck e il prosciutto cotto, perché poi domani sera penso di fare la pizza. Idem, ho preso il tè dei Teinato. Tra l'altro questa marca non è male, costa tipo 80 centesimi anche questa, no, forse 65. Lo zucchero, che appunto devo fare il dolce, sono rimasta senza zucchero. Come dolce farò, infatti ho preso una confezione piccolina di nocciole, farò la torta con noci e nocciole. Mi mancava giusto appunto lo zucchero e una manciatina di nocciole, perché poi la maggior parte andrò a mettere le noci. Quindi questo sarà il dolce, perché l'hanno già mangiato queste persone, le è piaciuto molto, quindi sono andata sul sicuro, mettiamola così. Prezzemolo, che mi servirà appunto per condire appunto il pesce. Sempre che non c'entra con la cena, ho preso la pasta sfoglia, che alle volte mi venisse in mente anche di aggiungere un qualcosa. Sapete che la pasta sfoglia, per fare due salatini o qualcosa da improvvisare, fa sempre comodo. La scamorza appunto per usare sulla pizza, wursterini anche se nel caso volessi fare il cotto e wurst, insomma poi vedo, e il pane, questo qua ai cereali, che lì comunque ha un prezzo abbastanza basso, e l'ho preso lì. Al tuo dì ho speso 20 euro. Sì, poi vi faccio vedere cosa ho preso invece all'Esselunga. Allora, all'Esselunga invece ho preso, ok, scusate ma mi devo interrompere in 2 secondi. Dicevo che ho preso allora il latte senza lattosio, non c'era nulla in offerta, quindi sono andata sul Mukki a 1,39. Poi ho preso una Coca-Cola, giusto appunto da mettere in tavola stasera, anche se noi, cioè io non la bevo, non bevo più niente di frizzante, e in conseguenza che mio marito ha smesso comunque di bere, è difficile che la compro, solo se appunto ho gente. Poi ketchup, anche questo è tantissimo che non lo compro, perché dovendo evitare il pomodoro sono cose che poi alla fine non compro, però appunto mi servirà insieme alla maionese per fare l'altra parte di antipasto, che sono, poi dopo ve lo dico dopo cosa sono. Poi ho preso 2 pannette da cucina, ne ho prese 2 perché appunto c'era lo sconto su 2 della linea dell'Esselunga, quindi 2 ho pagato tipo 1,29 euro. E poi ho preso il salmone, questo qua, con
la margarina, diciamo la Vallée, perché voglio fare, sì, no, poi gli antipasti scusate, sono tre, voglio fare una piccola tartina con classico burro e salmone. Quindi cercherò di non fare tante cose esagerate perché il menù comunque sia bello completo e poi dopo si rischia di non mangiare tutto. E poi ho preso invece per la pasta, farò la pasta con gamberetti, quindi ho preso questi qua, diciamo freschi, che ovviamente andrò poi io a pulire. Ho preferito questi qua perché sicuramente sono più buoni, essendo che comunque si mangiano nella pasta, vorrei che venisse una buona pasta. Quindi gamberetti e zucchine, quindi e la panna. Poi ho preso, beh, fuori cena lo spunti, piace molto a me. Il brodo, idem, perché ho visto che era in offerta tipo 1,39 euro, quindi l'ho preso da tenere in casa perché comunque adesso se viene il fresco si inizia con le minestre. Questo che è un prodotto nuovo, o io ancora non l'avevo visto, non l'avevo provato, è dell'Equilibrium, è il tacchino, però cotto al forno. Cioè, è diverso comunque dagli altri, non è il solito. Ho cambiato la confezione, non lo vuoi, perché anche l'altro mi sembra che fosse cotto al forno. Boh, però mi sembra, cioè, mi sembra diverso, ecco, boh, vediamo. Poi una passata di pomodoro, perché appunto ce n'ho più una, quindi se faccio comunque la pizza una mi va via, per cui l'ho presa. Poi ho preso a 85 centesimi, che è un prezzo bassissimo, il formaggio grattugiato, questo della Biraghi, che tra l'altro è buonissimo, quindi questo l'ho preso perché appunto serve sempre. Poi appunto le zucchine per la pasta, ne ho prese un po' di più perché comunque ieri ho fatto la pasta quindi le ho finite. E ho preso i cuori di lattuga perché mi serviranno appunto per l'altro antipasto. Poi altra busta, ho preso di conseguenza il pancarré, che comunque ce lo dovrei ancora avere qualche fettina aperto, però per sicurezza se non fosse più fresco utilizzo questo qua, poi comunque... Purtroppo c'era questo qua gigante, però tanto anche per fare dei toast, dei tramezzini va sempre bene. Poi ovviamente immancabili le focaccine che ci siamo già mangiate io e la bimba in macchina, 2,80 euro. Poi ho preso, vabbè, l'Estate Minions che abbiamo finito, quindi questo viene tipo un pochino più dell'altro, però è detainato, preferisco. Poi ho preso... Appunto, dicevo, il terzo antipasto saranno gamberetti in salsa rosa. Quindi in questo caso ho preso qua su questi surgelati che conosco benissimo, che andavano benissimo anche per la pasta, però per la pasta vorrei in teoria che quelli rimangano un pochino più grandi, che insomma in bocca si percepisse di più il gamberetto, ecco. Questi qua appunto li ho già provati tantissime volte, mi trovo bene, sono molto buoni, li farò appunto, li scotterò in acqua bollente. E poi creerò una salsina rosa, quindi con maionese e ketchup, e presenterò sotto la foglia di lattuga del piatto. Quindi una cosa che a me piace tantissimo e mi è rivenuta in mente, tanto che non faccio, mi è rivenuta in mente, solitamente la facciamo sotto le feste, però domenica scorsa l'ho mangiata a pranzo da mia suocera e mi è rivenuto in mente che effettivamente anch'io era tanto che non la facevo. Poi un vino, perché noi non beviamo assolutamente nulla, però i miei ospiti sì, quindi ovviamente ho preso un vino bianco e ho scelto questa qua che è una Vernaccia di San Gimignano, quindi comunque un buon vino, tra l'altro era anche in offerta, quindi ho pagato un po' meno. È una fascia media di prezzo, quindi non ho voluto prendere chissà che cosa, perché insomma non è che me ne intendo poi così tanto, però so che questo è un buon vino. Poi ho preso vino per cucinare. Allora, poi, un'altra interruzione, poi ho preso appunto da mettere in tavola, quindi il mio cestino, andrò a mettere il pane che in realtà non servirà tantissimo, però comunque quando ci sono ospiti è giusto mettere in tavola anche il pane, anche perché in questo caso eventualmente con la salsa rosa per fare la scarpetta ci sta. E ho preso quindi gli sfilatini questi qua, che sono quelli diciamo morbidi e croccantini. E a me piace fare il cestino sempre con pane e pezzettini di focaccia. È una cosa che piace a me, quindi io lo faccio sempre così. Poi quando ci sono magari antipasti più a base di salumi, mi piace magari anche mettere pani di tipo diverso. Poi pangrattato, questo sempre della, diciamo,
spesa base della casa. Poi ho preso la pasta, cercavo in realtà le pennette, quelle lunghe e sottili, perché secondo me erano più adatte, ma tutte le paste che ci sono all'S lunga non c'era. Quindi alla fine ho scelto di prendere queste qua, che sono sempre mezze penne, che comunque io in casa ho sempre mezze penne. Però questa ovviamente è una buona pasta, la De Cecco, ed è una mezza penna che tiene benissimo la cottura di questa marca. Ecco, la De Cecco è quella che di solito io trovo le pennette, ma non ce l'avevano. Tiene benissimo la cottura ed è una mezza penna veramente proprio piccolina, rimane bella salda. Quindi diciamo che come prezzo un 500 grammi, 1,35 euro è tantissimo. Però quando si fa un primo, secondo me, specialmente se si ha ospiti, è giusto che siamo sicuri sugli ingredienti che usiamo, no? Quindi della riuscita finale, ecco, se uno vuole fare bella figura punta sempre, no, un pochino in alto. Poi questo sempre fuori cena, ho preso semplicemente della trita scelta di vitello, perché appunto penso che con questo invece ci farò le polpette. L'altra volta avevo fatto i ragù. Poi ho preso dei succhi alla pera, sempre 99 centesimi, quelli base. La pasta ho preso i cellentani, perché li trovo lì. E quindi ho preso questa qua, quello da 100 grammi, 70 centesimi. E infine il deodorante. Niente, questa era la mia spesa, diciamo, incentrata sulla cena di stasera e qualcosina che appunto mi mancava. Quanto ho speso? Ho speso, ve lo dico subito, 58 euro. Comunque, insomma, considerate che c'è il vino, il pesce. E niente, questo è. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ah, il secondo non l'ho detto, c'è anche il secondo, ma l'avevo già preso tempo fa, se vi ricordate chi segue i miei video a spesa. Avevo preso i gamberoni, 2 kg, quando li trovo in offerta li prendo, me li tengo nel freezer. Poi in quel caso avevo già in mente che avrei fatto questa cena, quindi quello sarà il secondo. Niente, appunto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!